Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, tantissimi colpi di scena ieri sera nella casa del Grande Fratello. In prima serata Alfonso Signorini ha messo sul piatto tanti temi, ma attenzione, c'è un colpo di scena clamoroso nella notte. Beatrice crolla definitivamente, l'abbiamo vista in difficoltà ieri sera, e probabilmente, diciamo sempre probabilmente, Beatrice Luzzi abbandonerà presto la casa. E io mollo, questo è il grido di Beatrice durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Ha avuto comunque un crollo e lo abbiamo visto tutti, l'attrice in confessionale si è sfogata con Alfonso e ha dichiarato che vorrebbe abbandonare il gioco, non ha più voglia di stare lì dentro, vuole rivedere i figli, vuole leggere negli occhi se i suoi figli sono in effettiva difficoltà fuori dalla casa, e quello che fanno vedere sui social è solo una figura esterna. Intanto proprio Beatrice Luzzi sembra parecchio in crisi, e la crisi è arrivata probabilmente perché ha avuto tantissimi attacchi durante tutto il percorso, e proprio Beatrice Luzzi ormai sembra orientata a dover abbandonare la casa del Grande Fratello. Ma attenzione, perché potrebbero susseguirsi tantissimi colpi di scena. Intanto vi diciamo proprio che Beatrice ancora non ha abbandonato ufficialmente la casa, questo lo vogliamo precisare, ma potrebbe essere proprio l'intervento di Alfonso Signorini che farà entrare probabilmente in puntata sabato i figli di Beatrice in casa a frenarla, e questo potrebbe rimetterla in qualche modo in gioco. Ma lei questa notte, proprio uno sfogo è stato notato da tutti i telespettatori che sono stati sintonizzati fino alla tarda notte su Mediaset Extra, e quello che non si è visto è proprio che Beatrice ormai è orientata a voler abbandonare quella casa. Amici di Nova News 24, la decisione sicuramente di Beatrice verrà presa nelle prossime 48 ore, ma probabilmente si attenderà la puntata di sabato, che vedrà, come detto, l'ingresso dei propri figli. Cosa dite voi? Qual è la situazione secondo voi? Ditecelo. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.